Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, finalmente ci ritroviamo dopo due giorni, tre forse. L'ultimo video l'ho pubblicato oggi, l'avevo fatto circa due giorni fa, quindi allora eravamo andati all'avventura, avevamo trovato poco niente ragazzi, quindi cosa dobbiamo fare? Allora, oggi invece faremo una cosa insieme. Vediamo un attimino, abbiamo la zappettina ma ne abbiamo molto poca. Fatemi vedere una roba. Scusa, ma la doccetta dove è finita? Ah, la doccetta è qua. La doccetta, ragazzi, è qui nei guanti. No, doccetta ne abbiamo ancora. Questo lo prendo perché se dovesse capitare il nostro pistolino, quello per le Arkstone, lo proviamo a tamare stavolta. È difficile tamarlo, perché scappa sempre sto pirlone. Però se riuscissimo a tamarlo sarebbe l'ideale per noi, perché a noi ci servono le Arkstone per fare qualsiasi cosa. Allora, dobbiamo farci la zappa, perché purtroppo di zappa ne abbiamo molto poca. Dobbiamo andare a cercare dov'è, eccola qui, la zappa è qua. Allora ci serve la stone rod, l'ossidiana lingotto e la stone, perfetto. Allora, l'ossidiana lingotto è qui, no, mi sono praticamente sbagliato. Cazzo, non ditemi che, scusatemi, non ditemi che devo andare a fare, allora la stone rod è qui. Devo andare a fare lingotti allora, mannaccia la miseriocciola. E la stone ne abbiamo una caterba e mezza. Guardate un po' cosa ho fatto qua ragazzi, molto meglio così, ne abbiamo molte ma molte di più. Allora, vediamo un po' di coal, ma sì, per il momento potrebbero bastare. Vediamo, no, qua sotto c'era qualcosa. Sì che ce li abbiamo, perfetto. Perfetto, abbiamo i nostri lingotti. Ragazzi, ne abbiamo una caterva e mezza di lingotti qua da raccogliere. Quelli sopra li avevo già raccolti perché sono andato avanti ancora un po' con il mob spawner, l'ho quasi finito. Abbiamo poi solo da preparare le nostre stanze. Adesso vi porterò un attimo a vederlo, tanto dobbiamo poi andare a fare quello che avevamo detto, che all'inizio vi avevo detto no, lo faccio io, però voglio farlo con voi ragazzi, quindi visto che diciamo di avventura ne posso fare molto poca, perché sono sempre le solite cose, allora voglio fare questo con voi. Prima di tutto ci facciamo la nostra zappa, ok, e ma sì, facciamone anche un'altra, non si può mai sapere. Perfetto. Poi, visto che ci siamo, andiamo a vedere le nostre armature. Allora, le nostre armature non ne abbiamo più tante, ragazzi. Dobbiamo fare l'armatura. Io direi che quasi quasi... allora, l'armatura questa, andiamo a vedere come si fa. Allora, qua... questo com'è? Ah, ma aspettate un attimo. Questa com'è? Non ce ne vanno mille. Ah, ma no, ma io volevo vedere un'altra cosa. Allora, queste dovrebbero essere delle cose che io avevo scaricato per... cos'è sta roba?
Allora, ah, ok, un affare per fare formaggi. Ah, ma ci vanno comunque i soldini. Questo è tipo un magazzino, però purtroppo ragazzi ci vanno, sì, ci andrebbero i soldini. Avevo tirato giù, vedete, ci vanno le monetine. Avevo tirato giù delle cose, tipo un elicottero, tipo questi macchinari, tutte queste cose qua da poter fare, tipo una bella astronave da poter girare, questa costruzione qua. Però il problema, ragazzi, è che ci vanno i dindini. Quindi niente, allora mappa, cos'è? La mappa è questa. Codex cos'è? Non ho capito che cos'è questa cosa. Ah, forse ho capito. Sono tipo degli obiettivi. Degli obiettivi che ho raggiunto e che mi danno da guadagnare alcune cosucce. Allora, vediamo un attimino. Vabbè, allora ragazzi, dobbiamo fare un'altra bella cosuccia. Intanto abbiamo guadagnato i nostri primi 50 monetine, meno male, perché non ne avevo più. Allora, dovevamo andare a vedere le nostre tute. Le nostre armature. Allora, questa ci serve l'Hearthstone, ecco. Il problema è che è quello, perché purtroppo ragazzi di Hearthstone non ne abbiamo, pochissima, e le altre cose abbiamo poca roba. Allora, facciamo così. Intanto ragazzi, facciamo una cosa, incominciamo a andare a fare un'altra cosuccia. Vi porto un attimo a vedere il mob spawner, così non ho ancora finito il pavimento là, ragazzi, quindi allora vi faccio vedere intanto sopra. Come potete vedere qua ho fatto il corridoio, purtroppo mi è venuto un po' largo qua, ragazzi, quindi qui devo ancora finire. Come potete vedere, ho fatto le varie stanze, devo solo mettere le porte, vedete? E qua c'è l'ultima, vedete? Poi andiamo subito a vedere, salta in alto. Allora tu ti togli, perché allora, poi qua devo chiudere. Allora, qua devo ancora finire, come potete vedere, le pareti qui, vedete? Pareti 1, 2. Qua lo stesso, devo chiudere la parete qua e la parete questa qua. Devo chiuderla lì. Qua siamo a posto, qui vediamo. Allora, qua ragazzi io l'ho fatto. Allora, ho cambiato la terra sotto, ho messo un altro tipo di terra che è la Canyon Floor, si chiama, e si trova dentro nei canyon, nelle montagne alte, eccetera.
e funziona molto di più. Questa è la Bedrock, però non esce niente praticamente, non so per quale motivo. Mentre questo qua funziona perché le pecorelle, le caprette, vedi, le pecorelle, le caprette e gli alci, tipo alci, vengono fuori. Come potete vedere qua, l'altro giorno sono finito all'interno e sono morto, ma veramente male. Mamma mia, ragazzi. No. Purtroppo quando si finisce qua dentro non si esce più. E io sono finito qua dentro, purtroppo non sono più riuscito a uscire, ho dovuto per forza morire. Perché se no non... Sì, però adesso ragazzi basta perché ho bisogno per forza di andare via. E purtroppo se non andiamo via qua continuano a spawnare e perdiamo i vari drop. Perché purtroppo dobbiamo essere lì. Dopo un po' il drop che esce per terra va via, quello è il problema. Cioè, servirebbe un'automazione che mi raccoglie il drop, mi apre i sacchetti e me lo conserva, perché se no va perso. Allora sarebbe poi proprio automatica, lì sarebbe una bella cosa. Allora, vi ho fatto vedere quello, dovremmo andare qua, le spade io non so perché mi fa... Ho fatto questa porta, ragazzi, che questa porta si fa in questo modo, è la porta di Lumite. Allora, si fa così. Si fa con due lingotti di lumite, due lumite slab, un lumite rod e i glob of goo, sono quei blob verdi delle scatole. Non è difficile da fare comunque la porta, purtroppo costa un po' di lumite, però guardate, è spettacolare, di notte si illumina ed è veramente, ma veramente bella. Qua mi è spawnata una cassa, andiamo subito a vedere che cacchio c'è dentro questa cassa. Purtroppo niente di utile, purtroppo siamo pieni. Andiamo a vedere cosa possiamo tirar via. Allora, allora, dobbiamo buttare via un po' di cose. Purtroppo dobbiamo buttare via un po' di cose. Allora, finestre di legno, ragazzi, io vi dico la verità, a me non servono. Fanno schifo, ma veramente schifo. Dobbiamo buttare via un po' di cosucce. Io direi che possiamo buttare via, allora, corallo lo troviamo ovunque, via. Poi l'acqua ci serve, qua ci serve tutto. Possiamo buttare via le ossa, perché tanto ne abbiamo un'infinità e le troviamo ovunque. Questo è il wood, ma questo mi serve. Possiamo buttare via questa, che tanto ne abbiamo. E poi la troviamo ovunque. Perfetto, questo lo possiamo buttare perché intanto ragazzi è un pantalone che non serve. Possiamo prendere questi, perfetto, ce li abbiamo tutti. Allora, gli animaletti sono ancora tutti vivi per il momento. Erano ancora tutti vivi fino a un momento fa, quindi i due lì ci sono. E avevo visto l'altra volta c'erano anche gli altri due erano qua dietro che giravano, eccoli lì, sono tutti e due lì. Quindi dovrebbero esserci tutti gli animaletti, non credo siano morti, ci manca forse solo il rossiccio di questi qua, che però non so dove è finito, dovrebbe essere qua in giro e comunque non dovrebbero essere morti.
almeno che, ragazzi, loro non invecchiano. Dopo un tot di tempo muoiono e bisogna vedere tutte queste cose. Magari dopo un po' muoiono, non riesco a capire perché non mi dice la loro vita quant'è. Boh, comunque, andiamo. Adesso andiamo di là. Qua purtroppo non ho fatto ancora una piccola automazione per lì. Allora, ragazzi, io ho provato a piantare anche i sapling delle piante qui e sono nati. Ho raccolto del legno proprio qui, in sto pezzettino qua ci ho provato e sono nati. Allora, ecco cosa non abbiamo preso. Ragazzi, vado a prenderli e torno. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Purtroppo sono dovuto anche andare a dormire perché la situazione si è fatta buia, molto buia. E quindi, allora, intanto mettiamo giù i nostri le nostre fence, che mercoledì ho sbagliato qualcosina, ragazzi, perché volevo mettere anche il cancelletto, che però non abbiamo. Ma perché lì? Allora, il cancelletto io direi di metterlo qui, quindi facciamo così, poi metterò lo faremo. Anzi, andiamo a vedere un attimino come si fa, perché mi serve. Allora, ragazziolo lì, il nostro cancelluzzo dov'è? Eccolo qua. E come si fa? Ci serve quella cacca di corda e quella shit di wood rod. Andremo poi a prenderla. We'll be right back.
Allora ragazzi, rieccoci finalmente, rieccoci. Allora, questo è un piccolo orto che adesso andremo a fare mettendo giù un po' di semi. Metteremo giù questi semi qua. Questi semi qua, ragazzi, sono di grano, ok? Metteremo questi semi di grano. Dobbiamo ricordarci, ragazzi, di tenere due semi di grano, ma a parte che potremmo andare poi a farlo, per mettere giù il nostro teletrasporto, perché abbiamo omesso il teletrasporto, con due semi di grano, così almeno dobbiamo mettere giù solo questo qua, così almeno da di là veniamo direttamente qui se abbiamo bisogno di prendere degli ortaggi per fare dei panini, per fare quello che vogliamo. Possiamo fare molte molte cose. Adesso qua purtroppo di grano non abbiamo tanti semi, possiamo fare questa cosa qua, fare questo pezzettino qua di grano, tanto verrà fuori e poi faremo altri semi. Rimangono 14 semi. Io direi di mettere una fila di questi che dovrebbero essere le rape, queste qui, che ne abbiamo abbastanza, ne abbiamo una quarantina. Però per il momento io l'orto poi lo allargherò perché lo devo allargare, perché non ci basta, io volevo fare un po' di settori, tipo un pezzo fare, e l'altro mettiamo questi che dovrebbero essere i meloni, giusto? No, dovrebbe essere la lattuga. Quindi dobbiamo fare ancora un pezzo che andrò a farlo davanti, dove metteremo giù le altre cose. Ok, e qua ci siamo. Questo sarà il nostro orto, ragazzi. Adesso io devo saltare. Lo farò poi qua davanti, l'altro pezzo magari. Qua davanti, o se no, sì, si potrebbe anche volendo farlo qua, sì, lo possiamo fare qui, lo farò qua davanti, quindi sposterò la porticina, magari la sposterò da un'altra parte, vediamo un attimino e qua proseguirò. Ad esempio la posso fare qua la porticina, metto una porticina lì e la apro qua, come potete vedere. Andiamo a raccogliere un attimo queste rape che sono nate qui, ma le andremo poi a seminare noi. Ok, perfetto. Per adesso qua ci sarà il nostro orto che nascerà, spero, a breve. Mi allargherò qua e farò un altro pezzo di orto qua, proprio qua, così abbastanza grosso anche questo, dove coltiveremo in questa maniera qua. E metteremo giù magari due file di meloni, due file di lattuga e due file di rape, mentre qui metteremo solo grano. E poi ci saranno anche i funghi, ma i funghi, ragazzi, ne abbiamo un'infinità, li troviamo un po' ovunque, quindi il miele lo andremo a raccogliere, poi lo riseminerò. Potremmo anche raccoglierlo volendo, ma per il momento non ci serve. Allora io direi di andare intanto a mettere il nostro teletrasporto, che non so bene dove metterlo. Si potrebbe anche metterlo qui vicino. Quindi fare una cosa del genere, ok? Dove ci sarà la nostra stanzetta,
perfetto. Poi metterò a posto la stanzetta, quindi ragazzi, farò una cosa abbastanza bella da vedere, cioè non andrò a fare una cagata. Io direi che per adesso una cosa così può andar bene. Allargherò magari, farò un po' più in profondità e farò una stanzetta, magari mi abbasserò di un paio di blocchi e farò una stanzetta dove mettere magari semi, dove mettere la roba per l'orto. Potrebbe essere una cosa fattibile. Possiamo mettere una cassa o due, certo ce le ho quelle brutte da vedere. Quindi io direi di fare così. Mettiamo giù il nostro teletrasporto, mettiamo giù, lo apriamo e gli mettiamo dentro uno e uno, due, così. Poi tu è meglio che te ne vai perché io ti rompo il sederino. Due, gli mettiamo questo, così, così, così. Poi farò io, ragazzi, off camera, questa cosa tanto devo fare solo una stanzetta, quindi non è un grosso problema. Noi ci siamo, allora proviamo a vedere se funziona il nostro teletrasporto. Ragazzi, perfetto, siamo qua. Allora, dobbiamo andare subito, immediatamente, quella cos'era? Non mi ricordo più, Grotta 2. Questo cos'era? Farm di liquidi? Non mi ricordo più, ragazzi. Grotta 2, questa cos'era? Devo andare a prendere i cartelli e mettergli i cartelli, ragazzi, perché non mi ricordo più. Vi dico la verità. Una cacca. Io sono qui, ma qua cosa c'è? Scusa, ma dove ero io qui? Ah, ho capito dove sono! Perfetto. Nell'avventura che abbiamo fatto, dove sono arrivato, ho messo il teletrasporto. Perfetto. Perfetto. Quindi devo andare solo a mettere il cartello. Perfetto. Bene, allora ragazzi, facciamo così. Io per il momento vi saluto qua con questo video. Lo pubblicherò domani, quindi oggi siamo 21, quindi lo pubblicherò il 22. Volevo dirvi solo questo. Sto cercando di mettere a punto di fare delle live, vedere di farne magari due o tre alla settimana, un'oretta, un'oretta e mezza, 2 orette, dipende. Però voglio provare a fare delle live di gioco. Spero che riesco a farcela perché non so come si potrà vedere, perché io ragazzi non ho la fibra o la 20 mega, quindi con la 20 mega sarà molto difficile che riesco a fare qualcosa. Quindi ci proveremo, ok? Quando avrò la fibra poi si vedrà. Per adesso ragazzi proviamo a far così, ok? Mi raccomando, tanti bei like sotto i miei video, condividete, ok? E seguitemi, ok? Ciao ragazzi. Come sempre, un grosso bacione e un grosso braccio da vivo libero. Ciao ragazzi, al prossimo gameplay.